E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara e benvenuti nella mia Top 10 Action Figure 2015, ovvero il video in cui farò la classifica delle 10 migliori action figure che io ho recensito nel mio canale in questo 2015. Quindi ragazzi, prima che commentiate con altre cose che magari non ho aggiunto, potete ovviamente essere in disaccordo con le 10 che ho aggiunto, ma se commentate con cose che io non ho mai recensito oppure che ho recensito l'anno scorso, non ha senso, perché appunto si tratta delle 10 migliori del 2015 che ho recensito. Attenzione, non che mi sono arrivate, ma che ho recensito, perché non ce l'ho fatta a recensire tutte quelle che mi sono arrivate. Inoltre, oltre a queste 10, ci saranno anche dei premi speciali per premiare un po' di varie chicche qua e là. E inoltre ci sarà la Flop 5, ovvero le peggiori 5 action figure del 2015 che ho recensito in questo canale. Quindi ragazzi, ne vedremo delle belle. Mi state vedendo anche in full HD, veramente credo che non mi abbiate mai visto così bene, tranne qualcuno che mi ha visto dal vivo. Ma comunque non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere le 10 posizioni, le 10 migliori action figure del 2015. Numero 10. In questa posizione abbiamo Darth Vader Elite Series. Ho pensato molto a chi dare questa decima posizione, forse l'avrebbero meritata altre 4-5 figure, però dopo aver visto Star Wars, il potere della forza, il potere del lato oscuro più che altro, mi ha comprato. Questa figura comunque merita, secondo me merita di stare in queste 10, perché al prezzo di 24,90€ secondo me ci troviamo uno dei migliori Darth Vader in quella scala, sia 7 che 6 pollici. Comunque assolutamente una figure da avere per tutti i fan del personaggio, e oltretutto è fatta tutta praticamente in metallo, quindi ragazzi non si può volere di più da questa figure, e secondo me questa posizione la merita tutta. Numero 9. Abbiamo un'altra esclusiva Disney Store come la precedente del resto, però questa volta siamo in campo Marvel, più precisamente una Marvel Select, ovvero la Hulkbuster, l'armatura di Iron Man. Questa Marvel Select devo dire che mi ha molto sorpreso, non mi aspettavo una qualità del genere. Il prezzo è il solito delle Marvel Select esclusive Disney Store, ovvero 31€, e abbiamo un action figure molto grande, molto ben realizzata sia come sculpt sia come painting. Ovviamente l'aspetto è quella della Hulkbuster classica del fumetto, ragazzi, certamente non è quella del nuovo film. E in più abbiamo delle articolazioni fenomenali, una cosa che non mi sarei mai aspettato, e quindi ho deciso di includerla nella classifica alla nona posizione. Posizione numero 8 per C16 della linea SH Figures prodotta da Bandai. Abbiamo questa Figures che rappresenta l'androide numero 16, che è stata davvero una sorpresa anche questa. Non mi aspettavo una qualità del genere, è una delle migliori SH Figures che io abbia mai visto, e forse nel podio delle migliori SH Figures che io possegga, ragazzi. È davvero qualcosa di speciale, fatta davvero alla perfezione, e inoltre ha delle articolazioni ottime. Nonostante comunque sia un personaggio abbastanza robusto, se la cava egregiamente anche nei movimenti e nella posabilità. Quindi questa ottava posizione va di diritto a C16. Settima posizione. E qui abbiamo un'altra Marvel Select, un'altra esclusiva Disney Store, abbiamo Mighty Thor. Questa figure fenomenale che rappresenta il dio del tuono dell'universo Marvel è qualcosa di incredibile. Non solo la figure è fatta davvero bene, ha anche due teste intercambiabili, articolazioni comunque davvero eccellenti anche per essere una Marvel Select. Oltre queste articolazioni, oltre il fatto di essere realizzata magnificamente, ha un accessorio che mi ha conquistato fin da subito, ovvero il martello rotante, ragazzi, composto da 12 Mjolnir se non sbaglio, attaccati in un cerchio a simulare appunto la rotazione del martello. Accessorio geniale, realizzato magnificamente, figure che merita di diritto la settima posizione di questa classifica. Posizione numero 6. Abbiamo qui invece un Gundam, un Robot Spirits o Robot Damashi. Abbiamo Epion Gundam dalla serie Gundam Wing. Questo non è un Gunpla, non si monta appunto, è un Gundam action figure appunto, in scala più o meno 6 pollici. E devo dire che qui la realizzazione è
a dir poco eccellente. Credo che sia il miglior Gundam che io possegga. Forse l'unico che tiene testa è un Master Grade, ma è ben più grande, quindi c'è ben più spazio per fare ben più dettagli, mentre qui la scala è abbastanza piccola, ma i dettagli sono fenomenali. Le articolazioni sono incredibili, si muove qualsiasi parte e in più ha degli accessori magnifici. Il primo su tutti è la Beam Saber enorme che usa in una puntata per tagliare una stazione spaziale praticamente a metà. Ragazzi, qualcosa di incredibile realizzato in una figure così piccola merita di diritto la sesta posizione. Quinta posizione abbiamo una Playheart Sky direttamente da Final Fantasy VII Advent Children. Abbiamo ovviamente il protagonista Cloud Strife. Questa figure forse avrebbe meritato una posizione più alta perché è realizzata praticamente alla perfezione in ogni suo dettaglio. Ha persino le 7 spade di Cloud che si dovrebbero montare, ma è proprio questo che mi ha fermato da metterla in posizioni più alte. Perché anche se ha tutte le spade, anche se ha la spada già unita, il fatto che le spade non si montino realmente a me sinceramente ha deluso abbastanza. Hanno fatto praticamente la figure perfetta di Cloud, potevano fare uno sforzicino in più e inventarsi un modo di montare realmente le spade. Sarebbe stata una figure forse da primo posto in quel modo. Però comunque anche così si è guadagnata un buonissimo quinto posto. Quarta posizione, abbiamo tra noi un'altra S.H. Figures di Dragon Ball Z, il mastodontico, il leggendario Super Saiyan Broly. Eccolo qui ragazzi in tutto il suo splendore. Ragazzi, questa figure forse è la miglior S.H. Figures mai fatta fino adesso. Ha davvero pochissimi rivali, è qualcosa di incredibile come statura, è molto più grande del solito. Ma nonostante questo, nonostante sia così grosso, così muscoloso, hanno trovato il modo di dare delle articolazioni che permettono comunque una buona posabilità. L'unico piccolo difetto che ho riscontrato è che la posabilità forse delle gambe è un po' troppo loose, quindi non ce la fa sempre a sostenere il peso del corpo. Però a parte quello, è dotato anche di base, è dotato anche di ondine fatte così e così, però almeno ci sono. Quindi questa figure merita di diritto il quarto posto. Terza posizione, attenzione ragazzi, siamo sul podio e qui tra noi abbiamo una Marvel Select non esclusiva a Disney Store, attenzione, perché si può pensare che le esclusive del Disney Store sono le migliori, ma ce n'è una che le supera tutte e in questo caso è Carnage. Questa figure rappresenta il simbionte in questione alla perfezione, secondo me è senza alcun dubbio la miglior action figure di Carnage mai realizzata, non ce n'è per nessuno, lo sculpt è perfetto. Il painting altrettanto, le articolazioni udite sono qualcosa di incredibile e inoltre è dotata anche di un sacco di accessori, quali mani intercambiabili con armi enormi, 2 visi intercambiabili e filamenti vari ragazzi. Questa figure oltre ad essere al terzo posto di questa classifica, a mio parere forse è la miglior Marvel Select mai realizzata. Posizione numero 2. E qui abbiamo una figura di cui mi sono letteralmente innamorato, forse anche per questo sono stato spinto a metterla al secondo posto di questa classifica. Questa è Harley Quinn della serie Injustice per la linea SH Figures, sempre prodotta da Bandai. Eccola qui in tutto il suo splendore ragazzi, questa è una figura praticamente perfetta, non ha nulla che non vada, ha uno sculpt e un painting ottimi, assolutamente ottimi, le articolazioni anche non sono da meno, c'è qualche articolazione forse un po' troppo loose, ma questa figure ha anche delle parti in diecast, ovvero le 2 pistole e i piedi in metallo, oltre ad avere svariati accessori quali visi intercambiabili e il suo immancabile martello. Insomma ragazzi, è una figure praticamente perfetta. In quella confezione manca giusto una bella base per posarla un po' meglio in giro. Prima posizione, ed eccoci con il vincitore di questa top 10 2015, ovvero Metal Garurumon, sempre per la linea SH Figures prodotta da Bandai. Questo Digimon ragazzi è secondo me l'action figure perfetta, perché rappresenta alla perfezione quello che dovrebbe rappresentare, il personaggio che dovrebbe rappresentare. Non c'è un dettaglio che sia uno che non va bene, non c'è una sbavatura che sia una nel painting, lo sculpt è eccezionale e le articolazioni
altrettanto, e inoltre è dotata anche di un paio di accessori che valorizzano ancora di più la figure, quali il razzo che si monta sul petto e anche il suo cannone glaciale che si può montare in bocca, nonché delle parti intercambiabili alle ali per simulare quando il Metal Garurumon vola, appunto, e ha anche un bel supporto per posizionarlo sulla base. Purtroppo la base non è presente nella confezione, ma questo dettaglio non influisce assolutamente sulla perfezione assoluta di questa figure. Io raramente ho visto una figure così perfetta, quindi prima posizione assolutamente meritata secondo me. Ed eccoci tornati qui ragazzi, e veniamo ora ai premi speciali. Questi sono dei piccoli premi che ho voluto dare a delle figure appartenenti ad alcune categorie, ma anche a delle figure che meritavano comunque una menzione nonostante non siano presenti nella classifica. Partiamo subito. Questo premio va a Okai, sempre della linea Marvel Select, sempre esclusiva Disney Store. Questa figure, nonostante sia un gradino sotto Thor, secondo il mio parere, è una figure che merita assolutamente di essere menzionata. È davvero splendidamente realizzata, e inoltre gli accessori che ha, soprattutto il suo cane, sono qualcosa di fantastico, me l'hanno fatta entrare direttamente nel cuore. Il vincitore di questo premio invece è Man-Bat della serie DC Collectibles Batman The Animated Series, una figure assolutamente molto ben realizzata, ha i suoi difetti assolutamente, ma viene venduta allo stesso prezzo di altre figure decisamente più piccole, tipo appunto i personaggi base, nonostante sia praticamente il doppio, e questa è una cosa da non sottovalutare, che anzi va sottolineata, e quindi merita questo premio speciale. Il vincitore di questa categoria è Cell. Perché non ho incluso questa figure nella top 10? Perché in quella classifica mi andava di mettere figure comunque con un rapporto qualità-prezzo adeguato. Questa figure non ha un rapporto qualità-prezzo adeguato assolutamente, perché gira a cifre incredibili tipo 150-200 euro, che non rispecchiano assolutamente il vero valore della figure, per quanto sia magnifica, perché appunto ha vinto questo premio. È sicuramente una delle migliori SH figures mai creata, ma il gioco non vale la candela, come si dice. È fighissima, ma non vale quelle cifre. Sorpresa delle sorprese, questo premio non è stato vinto da nessun Transformers Deluxe, da nessun Transformers Voyager che ho recensito, ma da un piccolo Transformers Legends che si chiama Blackjack. Forse vi ricorderete la sua recensione, in cui ho detto comunque che era quello forse che mi aveva colpito di più di tutti, e così è stato fino alla fine. Ragazzi, questo piccolo Transformers, nonostante le ridotte dimensioni, secondo me riesce a battere tutti quelli che io ho recensito quest'anno. Non ci sono state molte statue sul mio canale, ma quella che mi ha colpito particolarmente è stato il Vegeta Super Saiyan 3 della linea Dragon Ball Heroes, prodotta da Banpresto, e quindi merita questo premio. Dovete sapere che però io ho venduto questa figura, quindi capite bene il mio rapporto con le statue. Nonostante mi abbia colpito così tanto, le statue non fanno proprio per me. Comunque, premio meritato per Vegeta Super Saiyan 3. E qui ragazzi abbiamo la categoria vintage, miglior vintage, ma attenzione, abbiamo tre, e dico tre, figure a pari merito, cioè il Batman Combat Belt. Ragazzi, questa figure è la mia infanzia praticamente, in un personaggio da 12 centimetri. Non c'è da dire altro assolutamente, quello è sempre stato il mio Batman e credo che sarà per sempre così, punto. Però un'altra figure che tiene testa a questo Batman è un altro Batman, sempre di quella serie, ovvero il Batman Bruce Wayne. Sapete quanto io ami le figure che si svestono, diciamo, che si mettono l'armatura, che cambiano identità, e questa figure rappresenta esattamente l'incarnazione di questa mia passione su Batman, e quindi ragazzi il massimo. E secondo me, per quanto mi sono affezionato nella mia infanzia, tiene testa persino al Combat Belt, quindi pari merito tra queste due, ma ne arriva una terza.
e non poteva mancare il Megazord Deluxe. Ragazzi, è qualcosa di fenomenale questo giocattolo. Io da bambino stravedevo per questo robot gigante che era composto da altri 5 robot, ragazzi, era qualcosa di incredibile e quindi merita di diritto di stare a pari merito con due leggende del genere. Quindi 3 figure vintage vincono questo premio. Premio speciale, premio figata dell'anno, va naturalmente di diritto alla Batmobile DC Collectibles. Ragazzi, il titolo del premio dice tutto, non c'è altro da aggiungere. Avete già visto la recensione di questa Batmobile fenomenale, ha qualche piccolo difetto ma è qualcosa di grandioso, quindi ringrazio la DC Collectibles per aver prodotto un gioiello simile. Ed eccoci qui all'ultima categoria, dove mi avete aiutato a scegliere il vincitore, anzi dove l'avete scelto proprio voi tramite la mia pagina Facebook, su cui avete votato appunto la miglior custom di questo 2015, ovviamente realizzata da me. E c'è stata una piccola lotta tra 3 figure in particolare, cioè Daredevil Netflix, custom comunque che a me piace molto e che ha richiesto molto lavoro per essere realizzata, il Goku Super Saiyan 3 con il Dragon Fist, con il pugno del drago, quindi il dragone dorato intorno, altra custom molto complicata, forse quella che ha richiesto più tempo per essere realizzata, e udite udite, l'ha spuntata però una terza custom che ha comunque superato queste due di un bel po' di voti, ovvero Goku Yatrat, e non posso che essere d'accordo con voi ragazzi, credo che sia la mia custom preferita, è stata la prima custom seria di Dragon Ball che io abbia mai realizzato ed è anche una custom molto difficile, almeno per quanto mi riguarda, da realizzare, e ho sempre amato comunque quell'aspetto particolare di Goku, quindi premio meritatissimo, grazie a tutti per aver votato. E dopo tutti questi complimenti, dopo tutti questi premi super prestigiosi, veniamo alle 5 delusioni di questo 2015. Cominciamo con la flop 5, quinta posizione. E qui abbiamo una figure che mi ha deluso tantissimo. Ovviamente io me l'aspettavo già perché ho visto 1000 immagini prima che arrivasse a casa, però essendo io un fanatico di questa serie Sage Figures, volendo avere tutti i personaggi, ho preso anche lui. Stiamo parlando di Ultimate Son Gohan, una figure assolutamente inutile a mio parere per come è stata realizzata. Non è assolutamente inutile il personaggio, è inutile la realizzazione che hanno adottato, perché adottare lo stesso corpo identico di Son Goku per realizzare Gohan a me sinceramente non sa di nulla, lo stesso corpo tra l'altro col colore della tunica sbagliata, quindi per me questa figure rientra di diritto in queste 5 delusioni. L'ho messa all'ultimo posto perché comunque è una buona figure in sé, assolutamente, ha comunque il corpo di Goku che era un buon corpo, ha comunque il suo effetto energetico che non è affatto male. I visi sono così e così, quello base, quello serio è fatto bene, gli altri due insomma, quello urlante se la cava, quello che ghigna assolutamente non mi piace per nulla, quindi non solo non si sono sprecati a modificare il colore della tunica con un rosso un po' più scuro, ma hanno anche un po' sbagliato nei visi, quindi ragazzi una figure che mi ha deluso tantissimo, mi aspettavo molto di più. Posizione numero 4. E qui abbiamo un altro Gohan. Si vede che la Bandai odia questo personaggio, perché ok che la figure è molto vecchia, ok che è stata rilasciata se non sbaglio nel 2010 e adesso è stata ristampata di recente, mantenendo purtroppo però tutti gli errori che aveva prima. Si potevano almeno sprecare a correggere qualche piccolo dettaglio, però hanno questa politica un po' strana che non possono toccare certe figure, le possono rilasciare solo modificate, insomma Bandai ne combina un po' di tutti i colori. Dalle mie aspettative, anche quando vedevo che veniva venduto tipo a 200 euro quando ancora non era stato ristampato, credevo fosse molto meglio sinceramente. La qualità proprio del personaggio, forse anche perché è un po' piccolo, è alquanto discutibile, ma ci sono stati personaggi con qualità molto più alta, anche piccoli tipo Krillin. Questo Gohan invece è molto inferiore rispetto a Krillin. I visi sono abbastanza buoni, sono che hanno tutti quel maledetto difetto dei puntini sotto gli occhi che assolutamente non mi significano nulla, anzi peggiorano semplicemente la situazione. Insomma ragazzi, un quarto posto purtroppo meritato per una figure che
con tutti gli accessori che ha, comunque avrebbe meritato qualcosa in più se fosse stata realizzata un po' meglio. Terza posizione, e qui abbiamo una vecchia conoscenza, rivista l'altro giorno, modificata da me, ma purtroppo il prodotto base che viene venduto nei Disney Store in esclusiva è assolutamente una figure che non doveva andare in commercio in quelle condizioni. Il personaggio è magnifico che abbiano realizzato una figure die cast in metallo di questo generale Grievous, ma non si può realizzare una cosa del genere, una figure che non sta in piedi, che riesce a stare in piedi solo per grazia divina, grazie alla sua base, e neanche così ci riesce molto, con delle articolazioni molto discutibili, molto loose, non riesce neanche a tenere le braccia in molte posizioni, corredata da delle spade laser con la lama dipinta col painting piatto, assolutamente inguardabili le spade laser da che io sono nato, anche in tutti i giocattoli Kenner sono sempre state trasparenti, non si capisce perché in questa figure da collezionisti abbiano deciso di adottare questo painting assolutamente scadente, quindi terza posizione meritatissima. Seconda posizione, e qui abbiamo una figure che io non avevo comprato appunto per tenere in collezione, e meno male, ma avevo comprato per essere customizzata appunto nel Daredevil Netflix, e quindi sto parlando di Oliver Queen della serie DC Collectibles per la serie TV Arrow. Questa figure è assolutamente un abominio secondo me, a cominciare dal viso dell'attore, che è sì abbastanza somigliante ma ha questo naso storto che rovina tutto, non si capisce perché, errori di mold, insomma non lo so, ma doveva essere corretto assolutamente, perché tutte le figure hanno questo naso storto, l'attore non ha per niente il naso storto, e inoltre ha delle articolazioni molto discutibili, quindi ragazzi è una figure che io assolutamente sconsiglio, poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti. Prima posizione, e non poteva essere altrimenti ragazzi, abbiamo il famigerato Superior Spider-Man esclusiva Disney Store. Questo a dimostrare che non tutte le figure esclusive del Disney Store sono fighissime, forse perché è un po' vecchiotta, ma non poi così tanto, è del 2013 comunque. Questa figure è assolutamente la delusione più grande di questo 2015, 31 euro a mio parere buttati dalla finestra, non mi aspettavo assolutamente una figure così scadente. Lo sculpt è comunque abbastanza buono, ci si può passare sopra, non è nulla di eccezionale, ma comunque il corpo è realizzato abbastanza bene, ha delle forme comunque molto snelle, molto dinamiche. Il problema sono i dettagli nel painting, ragnatele assolutamente sballate. Ok, è capitata alla mia copia, ma poteva capitare alla copia di chiunque, perché non possono far passare al controllo qualità una figure con ragnatele sballate, il viso completamente storto grazie a queste ragnatele, gli occhi fatti così e così, e in più delle articolazioni assolutamente scadenti. È inaccettabile che negli ultimi 2 anni venga messa in commercio una figure che non può muovere le gambe in avanti, ragazzi, è una cosa a dir poco scandalosa. Questa è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha fatto meritare a questa figure il primo posto in questa flop 5. Ebbene ragazzi, questo video classifica finisce qui, fatemi sapere voi cosa ne pensate un po' di tutte le classifiche, di tutti i premi, ditemi quello che volete qui sotto con i commenti, magari potete fare anche la vostra classifica delle mie figure oppure la vostra classifica delle vostre figure, insomma sbizzarritevi qui sotto nei commenti, ovviamente è benvenuto anche chi non è d'accordo, basta che usi un tono pacato, perché naturalmente questa comunque è la mia classifica personale. Ovviamente lasciate comunque il mi piace piace se il video vi è piaciuto, perché aiuta sempre, ma aiuta ancora di più se condividete questo video, ragazzi, mi aiutate davvero davvero tanto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara e collezionate sempre.